Paolo. Ciao, come stai? Il film è girato con intelligenza, con garbo, con attenzione alle immagini, con attenzione alle persone, quindi non un comizio, ma un viaggio, un tentativo di farci conoscere mondi troppo spesso cancellati, spariti. Lo ringrazio perché è stato lui a parlarci di questo e ringrazio anche i Cammelli, la società di distribuzione e coloro che hanno aiutato nella realizzazione di questo film. Questa idea di Articolo 21 con il canale Lavoro di Articolo 21 con Raffaele Siniscalchi e altri amici di dire possiamo provare in questo paese a illuminare alcuni grandi temi oscurati, perché se li oscuro rischio di non farli neanche più conoscere, di cancellarli anche dall'agenda politica istituzionale. È nata perché il presidente Napolitano ne ha fatto un tratto distintivo della sua azione, perché i presidenti delle Camere su questo tema hanno richiamato l'attenzione con molta forza, perché tante persone hanno incominciato a svegliarsi sul tema che era stato cancellato. E allora assieme a Pietro Folena, che è il presidente della Commissione Cultura della Camera, l'Associazione Uniti a Sinistra, Articolo 21, hanno detto proiettiamo nella casa comune, nella casa delle istituzioni, il film di Daniele Sei. A noi piacerebbe tanto che un film come questo, che adesso vedremo morire di lavoro, potesse essere normale in questo paese dire, Presidente, ci piacerebbe tanto vederlo una sera alle 21 su Rai 1, sai perché? Perché se si può vedere ogni sera il delitto di Erba, lo dico senza insultare nessuno, a reti unificate per ore e ore, si potrà chiedere di vedere un'inchiesta sul lavoro, o un'inchiesta sulla pena di morte, o un'inchiesta sulle condizioni di vita precaria alle 21 su Rai 1, senza dover gridare, senza dover urlare, perché non è un tema meno rilevante, meno importante. Questo vuole essere l'augurio, l'auspicio che noi facciamo a questo film, come a tanti altri straordinari film, inchieste e documentari che ci sono, che esistono, ma che spesso non trovano il modo di essere visti o peggio. Il ringraziamento vuole anche essere un auspicio, mi unisco anch'io a quello appena ora fatto sulla speranza di poter vedere un film come questo in prima serata in televisione, perché io penso che davvero questa invisibilità vada squarciata, non è soltanto una oscurità delle opere, è un oscuramento delle persone che le opere dovrebbero indagare. Le lavoratrici e i lavoratori sono stati davvero in questi lunghi decenni resi invisibili e questa loro invisibilità, che ha resa opaca tanta parte della società su questa condizione, ha determinato anche, lo conosciamo adesso, non solo con la terribile visione dei morti sul lavoro, ma anche con questa condizione in cui il lavoro è risultato sostanzialmente una variabile dipendente da molti altri fattori.